Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi abbiamo deciso di portarvi alla scoperta di luoghi e curiosità all'interno del capoluogo della Lombardia. Forse questi posti saranno noti alla maggior parte dei milanesi, ma dato che noi non li conoscevamo, speriamo di potervi dare uno spunto per il vostro prossimo weekend a Milano. Prima di iniziare, se volete sostenerci nel nostro lavoro, potreste iscrivervi al canale. E attivate la campanella per non perdervi nessuno dei video in uscita. Ora partiamo! Le case di Ringhiera sono una costruzione tipica meneghina, nata nei primi anni del Novecento per ospitare la classe operaia. Da sempre troviamo questo tipo di edilizia popolare davvero bellissima e romantica. Ci fa pensare ad un passato in cui la vita era diversa, fatta di condivisione e aiuto reciproco tra vicini. In tutta Milano possiamo trovare esempi di questa architettura, come in Alzaia Naviglio Grande, in quello che oggi viene chiamato il Cortile degli Artisti. In Corso San Gottardo potete scoprire il Borgo dei Formaggiai, dove una volta i cortili delle case di Ringhiera si trasformavano in casere per stagionare i formaggi. Oppure la Calonga, nel Borgo degli Ortolani, casa risparmiata miracolosamente da un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Negli ultimi anni il cortile della Calonga ospita anche mostre, mercatini vintage e merende. Un angolo di Milano che ricorda Nottinghill e Burano, con le sue villette dai colori pastello, è il villaggio operaio di via Lincoln, anche detto quartiere arcobaleno. Queste case nascono nel 1889 su un'idea della società edificatrice di abitazioni operaie, che aveva l'intento di creare un quartiere giardino destinato agli operai, in particolare ai ferrovieri di Porta Vittoria. A causa dell'avvento delle guerre mondiali, il progetto, che all'inizio era molto più ampio, si è fermato alle sole case di via Lincoln. È un luogo diverso rispetto al resto di Milano e non ancora molto conosciuto dai turisti, ma che non passerà inosservato ancora per molto, secondo noi. È bellissimo passeggiare in questa via, silenziosa e così ricca di verde. È come un piccolo borgo segreto all'interno di una città spesso caotica come Milano. Camminando per una città, ci piace puntare sempre lo sguardo verso l'alto. Ci sono così tante meraviglie da ammirare, semplicemente passeggiando e perdendosi per le vie. A Milano, ad esempio, nel raggio di pochi chilometri, ci siamo imbattuti in esempi splendidi di edifici in stile liberty. Partiamo da Casa Galimberti, con la sua facciata rivestita di maioliche dipinte, tipiche dell'Art Nouveau. È davvero magnifica. Dopo 5 minuti di cammino, passando davanti al Museo di Storia Naturale, arriviamo a Palazzo Castiglioni, che costituisce il manifesto artistico del Liberty a Milano. Passando per via Cappuccini, vediamo i famosi fenicotteri di Villa Invernizzi e arriviamo a Casa Berri Mergalli, un esempio di architettura eclettica dove lo stile Liberty si fonde con il gotico. Sbirciate nell'ingresso per vedere Vittoria, opera progettata tra il 1918 e il 1919 per celebrare la fine della Prima Guerra Mondiale. Dello stesso scultore potete vedere a Casa Sola Busca un grande orecchio di bronzo che negli anni 30 veniva usato come citofono. E per concludere il nostro itinerario alla scoperta del Liberty milanese, uno sguardo a Palazzo Fidia, stupendo edificio dall'aspetto insolito. In piazza Santo Stefano si trova un luogo un po' tetro ma davvero affascinante, la chiesa di San Bernardino alle Ossa. Appena entrati nell'ossario, vi colpirà la vista delle pareti completamente ricoperte di teschi, tibie e femori, ancora oggi di dubbia provenienza. L'ipotesi più probabile è che provengano dal cimitero dell'ospedale del Brolo, che si trovava qui accanto. È un luogo sorprendente e unico nel suo genere, tanto che è stato preso da esempio per costruire un ossario simile in Portogallo. Ci sono diverse leggende che ruotano intorno a San Bernardino alle Ossa. Una di queste dice che sulla sinistra dell'altare ci sia lo scheletro integro di una ragazzina. La notte del 2 novembre questa prenderebbe vita e trascinando con sé gli altri scheletri magicamente ricomposti darebbe inizio a una danza dei morti.
Se vi trovate nei paraggi il secondo giorno di novembre, fateci sapere se sentite rumori strani provenire dalla chiesa. Il borgo di Gorla, delizioso quartiere dal nobile passato, per la sua bellezza e le sue atmosfere romantiche, veniva spesso chiamato la piccola Parigi di Milano. Si sviluppa sulle rive del Naviglio della Martesana ed era per i milanesi di fine 800 un angolo di campagna alle porte della città. Il Naviglio, che collega Milano con il fiume Adda, è stato progettato da Leonardo da Vinci, per poi essere inaugurato da Ludovico il Moro nel 1496. In Via Gioia parte una ciclabile lunga 35 km che arriva fino a Trezzo sull'Adda e in questo bellissimo percorso si possono ammirare ville ottocentesche, un antico mulino d'acqua, scorci verdi e una natura rigogliosa. Speriamo che questo breve giro tra le bellezze meno conosciute di Milano vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti qual è il posto che vi ha sorpreso di più e soprattutto se siete di Milano, siamo curiosi di sapere se li conoscevate tutti. Per finire, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Grazie per essere arrivati fino qui. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao!